Pace e bene. Oggi ti racconto una storia accaduta ai tempi dei monaci del deserto, nei primi secoli del cristianesimo. Un fratello della Libia venne da Abba Silvano sul monte Panefo e gli disse: «Abba, ho un nemico che mi fa del male. Quando ero nel mondo mi ha rubato il mio campo, mi ha spesso teso insidie ed ecco che ha assoldato della gente per avvelenarmi. Voglio consegnarlo al giudice». L'anziano gli disse: «Faccio che ti dà pace, figliolo». E il fratello disse: «Abba, se riceve il castigo, la sua anima non ne trarrà profitto?» L'anziano disse: «Fa come ti pare, figliolo». Il fratello disse all'anziano: «Alzati, padre, preghiamo e poi vado dal giudice». L'anziano si alzò e dissero il Padre Nostro. Come giunsero alle parole: «Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori», l'anziano disse: «Non rimettere a noi i nostri debiti, come noi non li rimettiamo ai nostri debitori». Il fratello disse: «Ma non è così, padre». «È così, figliolo», disse l'anziano. «Se veramente vuoi andare dal giudice per vendicarti, Silvano non fa altra preghiera per te». E il fratello si prostrò e perdonò al suo nemico. Morale di questa splendida storia: se ci diciamo figli del Padre nostro che è nei cieli e ogni giorno lo preghiamo, cerchiamo di guardare gli altri come fratelli e sorelle, lasciando andare ogni forma di odio, risentimento, indifferenza, memori delle parole di Gesù che ha detto: «Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli». Che il buon Dio ti benedica.